a tutti cari telespettatori, un nuovo appuntamento con Anche per te, il nostro format dedicato alle associazioni del territorio della Granda per conoscere quali sono e soprattutto capire un po' che cosa fanno. Ospiti quest'oggi con noi nei nostri studi, non sono nuovi sulla televisione di Telegranda, Anna Boassone Daniele che è la presidente dell'associazione Piemonte Uvive e Candida Rabbia che è la vicepresidente. Benvenute, ben ritrovate. Grazie. Grazie. Le avrete sicuramente già viste sul nostro canale 186. Allora partiamo dalla Presidente con un po' di carta d'identità dell'associazione, quindi Benissimo. quando nasce e perché nasce. Bene. Sì, faccio proprio una panoramica veloce voilà. e parto subito con il 1998, quando ha origine. E Ha origine grazie ad un gruppo di, di persone che avevano la stessa, come dire, ehm, la stessa voglia di mantenere la nostra lingua, la nostra lingua piemontese, la nostra storia, eh, diciamo le nostre tradizioni, la nostra cultura, ecco tante cose molto importanti che purtroppo molti dei piemontesi non ne sono al corrente. Quindi, quindi quest'anno compite 20 anni, se eh dovesse sì, tracciare eh un bilancio sì. com'è andata? 20 anni, un bilancio, Beh, diciamo che c'è stata una partenza abbastanza diciamo buona, forse pocosa. eravamo anche molto più giovani, vent'anni contano, ecco, e, e poi, poi si è vecchiati e il fatto che sono stati pochi giovani che hanno rinforzato le nostre file, ecco, quindi questo un pochino, ma poi soprattutto perché eh, vediamo che i giovani, molti giovani, non sanno più. più. Ecco, questo era proprio un no, tema che avrei voluto toccare. I giovani non conoscono il piemontese. Non lo conoscono e quindi è un po' rifiuto, diciamo, delle loro origini, mm. perché queste sono le nostre radici. Benissimo sapere eh, l'inglese, il, il tedesco, il francese che ci avvicina come luogo, ma, ma prima di tutto, se tu non conosci ciò che ti appartiene, ciò che è vita per te, eh, insomma. È uno strumento in più, secondo lei, per stare al mondo, conoscere? Ah, sì, sicuro. Eh, anche se siamo piemontesi, noi lo diciamo col cuore, ma perché? È insegnando anche a scuola, noi ci siamo accorti che il Piemontese serviva. A conoscere l'italiano meglio, soprattutto grammaticalmente. E candida dicevi prima, mentre mm. chiacchieravamo, che bisogna anche saperli prendere i giovani, Beh, perché infatti, non sempre va a io, cattivo fine. infatti, con Anna ho cominciato mm. a fare dei corsi a, alle medie. Poi, quando sono passata alle superiori,. Avevo avuto il coraggio di fare un progetto intitolato Dal Greco al piemontese, al Liceo okay. Classico e avevo fortunatamente avuto l'adesione di diversi colleghi come il professor Casasso, che è uno dei più grandi grecisti viventi, del professor Basteris che dirigeva la Bisalta, la professoressa Lingua, tutti insegnanti di latino e greco. Avevamo poche ore, diciamo, nell'arco dell'anno. Però bastavano perché eh, i ragazzi capissero dal punto di vista scientifico anche l'importanza di questa lingua, perché lingua locale non vuol dire lingua inferiore. Anzi, abbiamo visto proprio perché io entravo in compresenza con questi professori le radici greche, latine del, di tantissimi termini piemontesi, che addirittura in italiano... Non sono stati trasferiti così integralmente. Okay. Come ad esempio. Invece si sono conservati eh, nel dialetto. Infatti, quando noi diciamo eh, cattedra, no? La gente pensa al tavolo, alla cattedra. La cattedra è una sedia. E infatti in piemontese si dice cadrega. Okay, no? okay. Per dire. Cosa curiosa. Eh, vedova, però tutti sanno, certo. in italiano, in piemontese vidua mm -hmm. è uguale in latino. Okay. E tante altre cose poi. Per non parlare poi dei termini addirittura inglesi, perché poi la radice celtica no, trasferisce. Cioè, la lingua piemontese ha una ricchezza di. Ehm, in, in, come dire, di agganci che raramente si trova eh, in ecco, tante lingue. Ma origini ha il piemontese. A livello proprio appunto linguistico è una lingua. È una lingua che ha ovviamente una sua eh, identità naturale, poi come tutte le lingue neolatine ha subito l'influsso ecco, del latino durante eh, il dominio dell'impero romano, eccetera. Però, essendo una terra di confine, ha visto anche poi il passaggio di tantissimi popoli. Non parliamo poi nelle epoche in cui ci sono state le guerre, eccetera, anche da, da quando ci sono poi i Savoia a venire avanti, C'erano eh, prussiani, croati che erano nel Piemonte, eh, negli eserciti piemontesi. Già un melting pot all'epoca. Eh sì! <ride> Se noi pensiamo al termine croata in piemontese, deriva proprio dal croato, okay. eh, è quello che portavano, che portavano eh, i croati. Il fucol e, e quel fular che leghiamo per trattenere il sudore sì. lo usavano. I romani, focallium, mm. cioè ci sono proprio un'infinità di termini poi che arrivano dal Longobardo, dall'arabo, no? Perché okay. eh, ci sono stati passaggi continui. Quindi, se, il ecco, se i ragazzi piemontese. vengono interessati soprattutto sotto questo aspetto, come dice sempre il professor Gilardino, noi dobbiamo insegnarlo scientificamente il piemontese, perché l'interesse di tutte queste influenze di tutto quello che è diventata la sua grande espressività, colpisce i ragazzi e li fa quasi come inorgogliere. Allora da quel punto di vista lì poi hanno voglia anche di parlarlo. Io okay. vedevo poi che nell'intervallo venivano, magari, mi dicevano, come già che si dice, magari stavano parlando fra di loro. Testa darci cioc no? uh -huh. quando diciamo matlas proprio in a testa. Perché l'incuriosiva. Perché eh certo. arcicioc è lo stesso termine in inglese, carciofo. carciofo per esempio. Eh. Anna, eh, quanti soci conta oggi l'associazione? E quindi siamo una quarantina. Direi qualcuno direbbe molti, noi diremo ancora pochi. Perché sappiamo che, ad esempio, eh, non so, per dire a Nizza c'è il gruppo dei piemontesi che vanno oltre i 100, eh, arrivano anche 100, a più, più di 200, più. eppure sono in Francia e sono, sono piemontesi che si sono. Mm, portati in Francia. Quindi, Piemonte allora, diamoci penso. da fare, contattiamo l'associazione, eh, insomma, la partecipiamo alle attività. da <ride> <ride> Non facciamo i bugianè. Quindi ringraziamo anche lei a questo proposito, perché eh, anche se siamo un po' conosciuti, così abbiamo modo di essere conosciuti via più. Quindi, eh certo. Poi eh, su Telegranda, spendiamo due parole giusto sulla trasmissione che fate. Che cos'è che fate a Telegranda? Oh, ecco, Telegranda, visto che loro... Eh, faranno anche oggi già una trasmissione sul Natale, sul Natale per esempio, le tradizioni. Tempo, certo, visto il e e parlate parlo un po di tutto. piemontese. Sì, parliamo in piemontese. Che... Infatti proprio a me fa effetto da parlare <ride> italiano. <ride> oggi dobbiamo fare un'eccezione. Eh, ancora una curiosità, Candida. Gli stranieri, abbiamo parlato dei giovani, il rapporto mm. al piemontese. Invece che rapporto c'è tra gli stranieri e piemontese, il piemontese? Ecco, io trovo che... E gli stranieri sono interessati alla nostra lingua. E adesso, per esempio, Anna diceva che in Francia ce ne molti di più. Io penso che proprio quando tu sei lontano dalla tua patria cita, come noi chiamiamo il Piemonte, eh, te la senti vicina parlando con la tua lingua, no? perché la lingua è quella che ti dà l'identità. No, se, eh, è proprio provato, eh, cito sempre il professor Gilardino, che lui ha lavorato in Canada tanti anni, ha visto tante popolazioni, così perché poi nella Costituzione canadese eh, la trovi scritta in tutte le 20 e passa lingue che si parlano. Quindi, lui dice proprio che. Eh, quando si sradica una persona dalla sua terra e gli porti via anche la lingua, eccetera, mm, eh, è, una sofferenza in... è molto più facile che questi deraglino e eh, caschino poi in balia di droghe, di eh, okay. cose di così che diversi. vengono portati anche a fare a misfatti, certo, qualcosa di, di vario genere. Ma che, che, che manca mangiare? Che Infatti, e, tant è tant'è vero che poi, specialmente quando andavamo lì a Canelli e si faceva annualmente l'incontro con i piemontesi nel mondo, Mondo, quindi mm -hmm. i rappresentanti che venivano da California, arg Argentina. Insomma, sicuramente i telespettatori qualche cosa l'avranno già sentito dei piemontesi nel mondo, ecco. magari sui giornali hanno visto. Eh, c'erano certo. raduni e molto grandi, eh, sono raduni eh, molto eh, grandi. E portavano proprio tante, eh, tante cose interessanti. Perché, per esempio, in Argentina a Santa Fe, io avevo sentito appunto una che raccontava che per fare il concorso pubblico negli uffici si dava anche, pretendevano anche l'esame di piemontese, perché mm -hmm. c'erano talmente tanti piemontesi. Bisogna che vedere, bisogna anche saperlo, dimostra esserlo. bisogna saperlo il piemontese. <ride> Bene. Bene. Eh, prima abbiamo messo giù due o tre esempi perché il piemontese abbiamo detto è proprio variegato mm. vuoi perché la nostra terra è stata terra, certo. ed è ancora terra di confine. Ehm, All'interno dello stesso uh, Granda ci sono delle differenze tra, tra, tra il piemontese e certo. il dialetto. Ad esempio ci siamo appuntate il verbo andare. Mm. Come cambia Candina il verbo andare nelle varie zone? Abbiamo detto saluzzese, cinese, certo. nelle zone anche di montagna che sono molto differenti. Ecco, per esempio, io faccio l'esempio sempre di Bernezzo perché è qua vicino, poi io a Bernezzo vado d'estate che è mancia bot, benedì. <ride> e eh, vedi anche a una distanza limitata, lì dicono Andoma, okay. non Andoma, no? come Fondo. diciamo noi e così dicono Foma, Voloma. Tant'è che c'è questo modo di dire che dice Andoma, Foma e Pioma Lonchi Voloma. Okay. <ride> Però lo carcano hanno... molto di più la O. La questa energia, come dire, quasi anche un valorizzare quella che è la loro identità e quello che è la loro impronta proprio personale mm. di gente che è comunque molto agguerrita. No? Difatti loro certo. sono ancora attaccati alle tradizioni. A me piace molto andare lì perché vedi ancora le donne mm. che vanno al lavatoio certo. e a dieci minuti da cuneo. Mm. Certo. E, e ancora le di signore più anziane che mondo. vedi che vanno a fare la spesa ancora certo. a al Granbiule. Mm è Anche bello perché noi, ah, se scambio umanen che non siamo tutti a posto, <ride> non usciamo. E bene. ad esempio, a Saluzzo invece che usano tanto il finale Ignez, no? Ok, uh, allora in manges, no? C'è cioè eh, quel detto vende. famoso: eh, mm. ecco, i venes manges, it, it paghes niente, e pernaculare la mente, no? È proprio <ride> per far capire come eh, c'è tutta un'altra cantilena, proprio, no? Oppure anche. Uh, a, a, una a Moretta, 40 a 40 km di distanza. Eh, insomma, io 40 io 40 sono nata 40. nel Saluzzese a Villanova Solaro, però già nel mio paese, uh, per esempio, l'olio, l'oli, no? a Moretta, 5 km di distanza, l'ole. Uh, no, e eh, senti proprio un cambiamento ed è naturale perché ognuno vuole distinguersi dall'altro. Ed era, mi raccontavi prima, un, anche uno stratagemma, anche piuttosto furbo certo. nelle contrattazioni di mercato. Sì, ora qui non tanto evidente perché comunque si, capiscono si, ancora, si capisce però specialmente eh, casi come quello di Roaschia, per esempio, faccio sempre, che hanno proprio una loro parlata perché loro erano, pastori, quindi andavano poi da un mercato all'altro e tantissimi Ruarcing sono poi andati a fare i formaggiai aperto anche gastronomia in centri importanti come Milano, Torino, eccetera. Però nei mercati loro esdsbrojavao eh, perché eh, lì c'erano mediatori eccetera per nemfe si capì da loro contratta un tra loro certo. e avevano il loro gergo un po' come quello mm. che perché Che se hanno... parlo una lingua che tu non conosci sì. è difficile sì. che mi capisci un po' come quello che parlano <ride> i sinti no certo. i zingari mm. e perché è proprio uh, un modo una anche: una difesa no quindi identità difesa e anche orgoglio, come diceva Ovviamente. il calvo. Eh? Allora, È un mix di Che diceva che mm. minca di mm. un anso villaggi mm. ad orgoglioso di parlare il suo <ride> linguaggio. Exactly. Anna, c'è qualche mm, sogno nel cassetto per il 2019 oh, da parte dell'associazione? Diciamo che ce ne sono Troppo. tanti, <ride> forse troppi, ma noi ci accontentiamo di quei pochi e ancora grazie di <ride> Comunque no, ecco, questo ho detto molto generalizzato. E comunque faccia, è, anche nel fare questo libro, stampare questa… Infatti è. volevo arrivare a finire questa presentazione, diciamo, più burocratica che folcloristica dell'associazione. Dell allora ho detto che è nata nel 98, abbiamo visto gruppo, un gruppo di persone che hanno sentito… La stessa esigenza di far vivere questa nostra lingua, eccetera. E allora diciamo che il nome, quindi, qui nasce proprio Piemonte Uvive, la cui denominazione è stata suggerita dal gran maestro Camillo Brero. Okay. Il nostro Camillo Brero che sarà sempre. Il nostro grande maestro. E che da poco, sono circa due anni. Eh, che certo, andato, lui ha scritto eh? i, i vocabolari, Tutto, la letteratura. Tutta, a lui dobbiamo le, le grammatiche, i vocabolari, la storia della letteratura, un sacco di, di cose belle. La base, giornali, che, perché, perché era direttore esatto, anche saggi, di, dei giornali piemontesi, eh, eh, di saggistica anche. Oltre Comunque, che un grande poeta e scrittore. È questo. Quindi, quindi noi, portiamo. Volentieri abbia messo quel nome perché lui ce l'aveva suggerito. Quindi il primo presidente che sorge con la. È stato il Ragionier Renato Canini, anche qui proprio un valido scrittore, poeta. A cui è infatti un... dedicate il concorso. Ah, esatto, era di soprattutto cui un parleremo dopo e soprattutto uno scrittore proprio umoristico, eh, di cui oggi ce ne sono proprio pochi, era proprio bravo. Eh, sì. Proprio bravo. I primi incontri li abbiamo fatti allora alla Novella, che sarebbe un'associazione sportiva, la Buciofila, che c'è nel corso, no? Sul nel, Viale, degli Viale Angeli. Angeli, nel Viale Angeli. Poi siamo andati addirittura nei, eh, negli uffici mercatali di, eh, di Piazza Boario, e al mercato le bestie, la vibertà. Noi diciamo le bestie, <ride> allora mi lei dai un po' più, i merc sono <ride> uffici mercatali. Eh? E anche qui siamo rimasti poco e poi abbiamo avuto, grazie al comune, il, um, una sede, una, un, un locale, diciamo, eh, presso la biblioteca del San Paolo, del okay. nostro... Ed è lì che oggi vi si può trovare? Fino no. a ieri, <ride> fino, <ride> fino a ieri, dicembre. Ah, eh, proprio fino a ieri! <ride> perché poi noi abbiamo detto, ma perché? Eh, abbiamo fatto domanda al comune chiedendo di avere un locale, tutto per noi, perché quello dava benissimo, certo. però era... A seconda del giorno In condivisione. e a seconda eh, di altre eh, commissioni. E po'... quindi sì, ci legava un po' perché a volte avevamo da incontrarci extra il solito certo. incontro. E allora devo, dobbiamo anche qui ringraziare eh, il comune, certo. il nostro sindaco che ci ha preso, insomma, ci ha accontentati. E da quindi ora dovevi, dovevi si può trovare. Tra. E ora ci potete trovare al numero 14 di. Corso, 4, Corso 4, novembre. 4 novembre. Ok, benissimo. Eh, quindi, se qualcuno magari. Dove c'era il CAI? Una volta c'era il CAI. C'è ancora il manifesto fuori, ma il CAI si è spostato in una zona più nuova Bene. Quindi, se qualcuno eh, vuole approfondire il piemontese, sa quale campanello suonare. Sì, suonare che poi certo. si attivano anche i corsi di piemontese. Eh, che ecco, volevo lo provo lei. a parlare delle, delle attività. Quali sono le attività principali che fate, Candida? E allora, la Presidente tiene lei tutti gli anni il corso proprio di okay. approccio Montene. al piemontese o anche di approfondimento per chi è già magari livelli ha cominciato di... prima. Eh, eh. Sì, sì. Poi facciamo diverse conferenze mm. eh, in genere verso la primavera, mm. per in genere sui 6-8 incontri, mh, incontri sì, sì. così, facciamo venire vari specialisti da varie zone del Piemonte, si approfondiscono Diversi argomenti, certo. e a volte vengono anche i gruppi che cantano, mm. suonano insomma sempre musica tradizionale, però magari anche proprio con l'approfondimento, diciamo Sto storico. storico perché oh, le canzoni certo. Certo. Eh, no, che noi e... sentiamo, diciamo, sono canzonette. però, per esempio, La Bergera è una canzone antichissima che ha anche tutto Caspita. un suo fondo, eh, sì, finalità, profondo, proprio le, eh, le finalità sì. morali che ha la canzone popolare in genere no? che adesso Neanche a parlarne, no? Perché, certo. per carità, ecco eh, quindi è molto interessante anche quell'aspetto lì. Okay. Poi la musica, non solo quella, naturalmente. Poi si parla a volte di personaggi particolarmente importanti oppure anche proprio di quelli che sono. Ad esempio, l'anno scorso io avevo parlato del problema de, che avevano avuto i Valdesi, eh per già, esempio, mm. di come era stata importante anche per quei gruppi molto lì la cultura mm. e anzi come cultura erano molto più avanti che non la, le, la eh. gente di pianura okay. e lo stesso l'avevo fatto il rapporto con il versante dolomitico dove nello stesso modo si trova un altissimo grado di cultura tra le popolazioni alpine che poi decadrà a, a, a trovare il numero tutto. diciamo non definitivo mm. ma più o meno eh, reale di quante sfumature di piemontese esistono. E penso che sia difficile dire un numero. Okay. Perché, sa come perché, si estende il piemontese? Perché sono ci sono anche mm. dei fattori addirittura di gergo familiare quasi. Perché essendo una lingua che ha questa espressività, mm -hmm. c'è la possibilità proprio di arricchirlo personalmente. Okay. E chi è appassionato tante volte lo fa. E' quasi un fare a gara, no? Perché ci sono dei modi di dire, no? Per dire uno che è strambo, non eh, so, sentiamo la pagadisia, muore mm. sar vai fila, no? <ride> cioè delle espressioni, oppure <ride> vate gugent okay. mm. la nebbia, no? Mm. Eh, cioè, sono tutte eh, cose che... Eh, sono metafore continue, no? Certo. Eh, mentre la lingua nazionale è una lingua, è una lingua di comunicazione, eh, la lingua, il piemontese, le lingue regionali sono creative. È sono molto, punto. sono colorite eh. alcune espressioni, certo. per cui ti piacciono e ti rimangono dentro. Sono più vive divino. di quello ecco. che sembra. C c se posso dire solo più una cosa, c'è sì. un'espressione che recentemente ho sentito, mm. eh, ho letto nello scritto del professor Gilardino, quando gli chiedono che senso mm. ha oggi ancora parlare piemontese mm. e lui aveva risposto dicendo che in questa società mm. globalizzata no, dove ormai tutto viene appiattito okay. è come andare in una cultura tutta uniforme okay. cercare di impedire a un cespuglio selvatico di fiorire in primavera. Ecco, tu vedi quell'immagine e capisci che cos'è la lingua locale, quindi cioè, molto non profonda, puoi è molto profonda. È un'immagine certo. che sembra così, ma ha <ride> del profondo. <infatti. ride> e come? benissimo. Allora, beh. finisco solo perché gli altri che dobbiamo Siamo sono in chiusura, ma nominare. lasciamo ancora, certo. Sì, è vero. Solo, allora, abbiamo detto poi nel 97: Ragione Canini, purtroppo muore improvvisamente, e per un anno eh, viene eletto il, ragione, il dottor Fissore Beppe Fissore e Beppe Fessur, poi dopo lui eh, un anno arriva il signor Cavallo Adriano che rimane mh, i suoi due mandati, c'è sempre un cassiere eh, molto importante che fa molto, molto, bene il, lavoro, già, molto bene il suo lavoro <ride> e che si chiama appunto il maggiore eh, Lorenzo. E poi guarda un po' arrivai in Cutting, arrivai a MI. Una donna, eh, quindi sì, abbiamo, eh, però Una donna. cosa vorrei aggiungere io, perché eh, adesso viene poco perché ha problemi personali, Pardon. ma il motore di eh, tutta la nostra associazione che non ha musso. mai voluto carico, cariche di Barba nessun Guido genere musso. è Barba Guido Musso. Ok, allora lo eh. ringraziamo. Lui è, è stato... Eh, è cioè, lui è veramente uno che può gestire a tutto, tutto campo la tutto sia campo la trasmissione in televisione, veniva lui a presentare nelle mm. prime, ha portato avanti tanti Molto anni bravo. la radio Cuneo Nord, che adesso mm. è mm. gestita da, da Milano. Mm. E, da Walter, Walter sì. e comunque veramente anche a presentare le Viacce sempre lui perché è uno che veramente ha avuto contatti con tutti i grandi e. Mm. Ma li conosceva proprio a fondo, quindi conosce a gran, fondo la legge. un grande patrimonio Buono, senza di conoscenza: problemi E bravissimi. Quindi un'umiltà incredibile. Ci sono ancora altri presidenti da ricordare? O siamo eh, arrivati alla no, 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 fine? per adesso. Basta, Per, per adesso facciamo le cose fumicorn. Va bene, grazie no. Anna Boassone per essere stata con noi, grazie Patrizia Candida per essere stata con noi. Grazie Grazie cari telespettatori, vi abbiamo dato questa voglia di conoscere il Piemontese, almeno lo speriamo. E naturalmente ci vediamo alla prossima puntata. E noi vediamo che è un vieni ma! Cerea!